Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, cuore voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Grazie.
Preghiamo. O Dio, pastore eterno, che guidi il tuo gregge con sollecitudine di padre, e oggi ti degni di associare al collegio episcopale questi tuoi servi, i presbiteri Mauricio e George, fa che sempre e dovunque, con la santità della vita, siano testimoni autentici di Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado: malvado, eres un reo de muerte, y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida. Verbum Domini. Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova,
pur avendo visto le mie opere. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Avoid getting into debt, except the debt of mutual love. If you love your fellow men, you have carried out your obligations. All the commandments: you shall not commit adultery, you shall not kill, you shall not steal, you shall not covet, and so on, are summed up in this single command: you must love your neighbor as yourself. Love is the one thing that cannot hurt your neighbors. That is why it is the answer to every one of the commandments. Dominus vobiscum. Lectus spiritu. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. Gloria tibi, Domine. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico,
Tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Verbum Domini.
Reverendissimo Padre, la Santa Chiesa Cattolica chiede che sia ordinato vescovo il presbitero Mauricio Rueda Belz. Reverendissimo Padre, la Santa Chiesa Cattolica chiede che sia ordinato vescovo il presbitero George Panamthundil. Avete il mandato del Papa. Sì, lo abbiamo. Se ne dia lettura. Il Sommo Pontefice, per Divina Provvidenza Francesco, accogliendo benignamente la supplica a lui rivolta, si è degnato di concedere che i presbiteri Mauricio Rueda Belz, eletto arcivescovo titolare di Cingoli, nunzio apostolico in Costa d'Avorio, e George Panamthundil, eletto arcivescovo titolare di Floriana, nunzio apostolico in Kazakhstan, Kirghizistan e Tagikistan, possano ricevere l'ordinazione episcopale nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano per l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione di Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Parolin, Cardinale Vescovo del titolo dei Santissimi Simone e Giuda a Torre Angela, Segretario di Stato di Sua Santità, coadiuvato da almeno due vescovi con cui parimenti ordinati a norma della Costituzione Apostolica Pontificalis Romani del 18 giugno 1968, osservando tutto ciò che per diritto e per legittima consuetudine deve essere osservato, nonostante ogni altra prescrizione in contrario. Il Santo Padre esprime ai nuovi vescovi il benvenuto nel collegio episcopale e invoca su di loro copiosi doni dello Spirito Santo per un fruttuoso ministero pastorale. Dal Palazzo Apostolico, Vaticano, 30 agosto 2023. Diego Giovanni Ravelli, arcivescovo titolare di Recanti, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie. Rendiamo grazie a Dio. Eminenze, eccellenze, cari sacerdoti, cari monsignori George Panamthundil e Mauricio Rueda Belz, familiari e amici, autorità, cari fratelli e sorelle in Cristo. Siamo raccolti attorno all'altare della cattedra di San Pietro per l'ordinazione episcopale di Monsignor George Panamthundil e di Monsignor Mauricio Rueda Belz, nominati dal Santo Padre Francesco lo scorso 16 giugno, rispettivamente arcivescovo titolare di Floriana e nunzio apostolico in Kazakistan e arcivescovo titolare di Cingoli e nunzio apostolico in Costa d'Avorio. Essi si sono a lungo preparati per questa missione, servendo in diverse rappresentanze pontificie nei vari continenti
e nel caso di Monsignor Mauricio anche nella Segreteria di Stato, prima nella sezione per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali e quindi negli ultimi 3 anni come sottosegretario della sezione per le rappresentanze pontificie. Nelle letture di questa 23ª domenica del tempo ordinario abbiamo ascoltato alcune parole che qui vogliamo riprendere. Sono parole come avvertire, ammonire, legate all'immagine della sentinella di cui ci ha parlato il profeta Ezechiele nella prima lettura, mentre il brano del Vangelo di Matteo affida agli apostoli il potere di legare e di sciogliere, quindi affida loro il potere di riconciliare. Queste sono parole particolarmente rivolte a voi, cari Monsignori George e Mauricio, che oggi ricevete l'ordinazione episcopale ed entrate a far parte del Collegio dei Vescovi, successori degli Apostoli, e pertanto assumete una nuova responsabilità nella Chiesa. Voi assumete precisamente il ruolo di sentinelle, sentinelle che scrutano i segni dei tempi per vagliarli e discernere quanto di buono e di bello si profila all'orizzonte e quanto invece costituisce un pericolo che, qualora non fosse riconosciuto e fermato, potrebbe fare molto danno sconvolgendo la vita dei fedeli. A questo proposito, San Giovanni Crisostomo ci ricorda che è opera di Cristo liberare gli uomini dalla corruzione del peccato, ma impedire di ricadere nel precedente stato di miseria spetta alla sollecitudine e agli sforzi degli apostoli. Ricordando con mitezza le esigenze insopprimibili di una sana vita cristiana e avvertendo circa i pericoli che potrebbero sovrastarla, aiuterete ogni battezzato a mettere sempre al primo posto l'amicizia con il Signore Gesù. E in questo modo sarete di grande giovamento ad ognuno nel ricercare la sua vera vocazione per viverla con coraggio e costanza e per diventare uomini e donne autenticamente liberi. Come poi ci ha ricordato la pagina del Vangelo, voi siete invitati ad essere artefici di riconciliazione, canali che lasciano scorrere l'abbondanza della grazia di Dio, distribuendo i doni divini, il perdono, la pace interiore, la speciale presenza del Figlio di Dio nell'Eucaristia. Così facendo susciterete l'amore per la Chiesa che è Mater et Magistra. Inoltre, come nunzi, avrete sempre caro il pensiero e le parole del Papa, il quale, avendo ricevuto un carisma sicuro di verità, può meglio discernere le priorità della Chiesa e farla avanzare nella fedeltà all'autentica tradizione, non concepita come cenere da custodire, ma come fuoco da alimentare. Alle autorità degli Stati testimonierete l'accorata preoccupazione del Papa per la pace e per uno sviluppo armonioso, che non produca sacche crescenti di esclusi lasciati ai margini in condizioni di indigenza e senza tutele o che aggravi gli squilibri climatici. La vostra presenza è al servizio del bene inestimabile della comunione e dell'unità, che non annulla le legittime differenze, ma le armonizza, le purifica e le sostiene, garantendo inoltre che ogni Chiesa particolare riceva dalla Chiesa universale tutti gli aiuti morali e materiali necessari e goda di quella giusta autonomia nei confronti dei poteri civili che la libertas ecclesiae presuppone. È la grande bellezza e la provvidenzialità dell'essere cattolici, che a volte rischiamo di dimenticare proprio perché la diamo per scontata. È la grazia di essere parte di un unico corpo saldamente unito, nel quale vi è un continuo scorrere di beni spirituali e materiali
dal centro alla periferia e dalla periferia al centro, nel quale, pur provenendo da tutti i continenti, partecipi di culture, lingue e tradizioni differenti, ci si ritrova uniti nelle cose fondamentali, nella preghiera, nella celebrazione, nel magistero al servizio di tutti. Un corpo saldamente unito, non per mezzo di una uniformità noiosa e soffocante, ma rivestito di mille colori che riflettono in modo distinto l'unica splendida luce che tutti ricevono. E la celebrazione odierna esalta e manifesta tale cattolicità della Chiesa. Siamo a Roma, accanto alla tomba dell'Apostolo Pietro, pescatore di Galilea, divenuto per grazia di Dio primo tra gli Apostoli di Cristo. Gli ordinandi vescovi provengono l'uno, Monsignor George Panamthundil dall'India ed è figlio della Chiesa Siro Malancarese. L'altro, Monsignor Mauricio Rueda dalla Colombia, l'ordinante principale è italiano e colui che li ha nominati, il Santo Padre Francesco, è argentino. Davvero, lo Spirito Santo ci raccoglie da tutte le genti e ci dona l'unità, non una qualsiasi, ma quella voluta dalla Trinità, come recita il motto episcopale di Monsignor George, in unitate Trinitatis. Una unità dunque gioiosa e multiforme, che risplende nei tanti modi originali di esprimerla e viverla. Un corpo e una Chiesa che, essendo salda nella fede e consapevole della bellezza delle sue tradizioni, non teme di aprirsi per il bene comune ad un dialogo sereno con coloro che non condividono il suo credo, seguendo l'Apostolo Paolo, il quale ci insegna ad esaminare ogni cosa e a tenere ciò che è buono. Nell'espletare le vostre mansioni, sarà vostra cura perciò promuovere un genuino dialogo ecumenico interreligioso che favorisca la messa al bando di ogni strumentalizzazione della religione. Nella dichiarazione sulla fratellanza umana di Abu Dhabi troviamo scritto: «Le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, ne invitano alla violenza o allo spargimento di sangue, essendo invece queste sciagure frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell'uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religioni che hanno abusato dell'influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini per portarli a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità della religione». Grazie a Dio, sia in Costa d'Avorio che in Kazakhstan, paesi ambedue contraddistinti da una spiccata multiculturalità e multiconfessionalità, questi convincimenti hanno trovato terreno fertile e le differenti comunità religiose ivi presenti vivono nel mutuo rispetto e in pacifica convivenza. Se tutti ne seguiranno l'esempio, allora si aprirà un nuovo capitolo nelle mutue relazioni, con un ampio spazio per una più approfondita conoscenza reciproca e per una maggiore collaborazione, che si dimostrerà il migliore antidoto contro ogni estremismo e fanatismo. Cari Monsignori George e Mauricio, la vostra missione di vescovi e di nunzi si caratterizza dunque per un movimento incessante, tra il particolare e l'universale, tra la contemplazione e l'azione, tra l'intimità della preghiera personale e i momenti di celebrazione e di festa pubblici, tra l'umile lavoro d'ufficio e la testimonianza aperta e solenne, ecclesiale e civile. Questo incessante scorrere da un polo all'altro che caratterizza la missione del vescovo e del nunzio sarà davvero incisivo, producendo frutto abbondante, se partirà sempre da Cristo e se a Cristo sempre ritornerà. Se l'azione e la testimonianza, per così dire, esterna, sarà l'esito della incessante preparazione interna, fatta di preghiera, di riflessione sulla parola di Dio, della quotidiana offerta del sacrificio eucaristico,
nella convinzione che tutto è nelle mani di Dio e che senza di Lui noi, lasciati con le sole nostre forze, non possiamo fare assolutamente nulla. Come ci assicura il motto episcopale scelto da Monsignor Mauricio, «Vocavi te, nomine», il Signore non agisce in modo indistinto, ma chiama sempre per nome e si attende una risposta personale, irrobustita dalla preghiera e confermata dalla carità in modo speciale verso gli ultimi. Per non disperdere preziose energie, rischiando di perdere la direzione, è necessario mettersi ogni giorno in sintonia con Gesù e con sua Madre Maria. Ella è un segnale luminoso e potente, un faro nella nebbia che aiuta i naviganti a non perdere la rotta e la stella del mattino che indica e ci porta a Gesù. Cari Monsignori Mauricio e Georges, rivolgetevi fiduciosi alla Madre di Dio affinché in qualità di vescovi e nunzi apostolici, ricevendo l'abbondante benedizione divina, diventiate per tutti coloro che incontrerete un forte richiamo a seguire il nostro Salvatore Gesù Cristo e possiate essere in tal modo, a vostra volta, una benedizione per tutti. E noi vi accompagniamo con il nostro affetto e con la nostra preghiera. E così sia. L'antica tradizione dei Santi Padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Volete, fratelli carissimi, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli Apostoli, che noi ora trasmettiamo a voi mediante l'imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Volete predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Volete custodire puro ed integro il deposito della fede secondo la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa, fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Volete edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei Vescovi, sotto l'autorità del successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Volete prestare fedele obbedienza al successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Volete prendervi cura con amore di Padre del popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi, i vostri collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Volete essere sempre accoglienti e misericordiosi nel nome del Signore verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Volete, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle all'ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Volete pregare senza mai stancarvi, Dio onnipotente, per il suo popolo santo
ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del Sommo Sacerdozio? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Dio, che ha iniziato in voi la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questi nuovi eletti la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. Ora pro nobis, Santa Catarina,
cardiam tuam largiri vinieris, erogamus ovinos, ut nos met ipsos in tuo sancto servizio confortare et conservare vinieris, erogamus ovinos. Jesu Christe, ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi su questi tuoi figli con la pienezza della grazia sacerdotale la potenza della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, Tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su tutte le creature e le conosci ancor prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato norme di vita alla Tua Chiesa. Tu, dal principio, hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il Tuo santuario. E fin dall'origine del mondo hai voluto di essere glorificato in coloro che hai scelto. E fondi ora sopra questi eletti la potenza che viene da Te, o Padre, il Tuo Spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al Tuo diletto Figlio Gesù Cristo ed Egli lo ha trasmesso ai Santi Apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come Tuo santuario a gloria e lode perenne del Tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questi Tuoi servi da Te eletti all'Episcopato di pascere il Tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del Sommo Sacerdozio. Essi Ti servano notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della Tua Santa Chiesa. Con la forza dello Spirito del Sommo Sacerdozio abbiano il potere di rimettere i peccati secondo il Tuo mandato. Dispongano i ministeri della Chiesa secondo la Tua volontà. Sciolgano ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli Apostoli. Per la mansuetudine e la purezza di cuore siano offerta viva a Te gradita per Cristo Tuo Figlio. A Te, o Padre, la gloria, la potenza e l'onore, per Cristo con lo Spirito Santo, nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Dio, che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero. Dio, che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero.
Ricevi il Vangelo e annuncia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Ricevi l'anello segno di fedeltà e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa sposa di Cristo. Ricevi la mitra e risplenda in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Ricevi il Vangelo e annunzia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Ricevi l'anello segno di fedeltà e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Thank you.
Preghiamo. Per la potenza di questo mistero, Signore, moltiplica i doni della Tua grazia nei Tuoi servi, Vescovi Mauricio e Jorge, perché compiano degnamente davanti a Te il ministero pastorale e ricevano il premio eterno promesso agli amministratori fedeli, per Cristo nostro Signore. Thank you.
Ogni mese, quando veniva segnalato l'arrivo dei nuovi schiavi, stipati nelle navi, Pietro Claver usciva in mare con il suo battello per incontrarli, portando loro cibo, soccorso e conforto. Nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria dello schiavo degli schiavi, ho ricevuto la pienezza dell'ordine sacro. Chiedo di continuare la vostra preghiera anche in futuro, affinché il Signore, che ringrazio soprattutto in primo luogo, mi aiuti nel ministero episcopale a venire incontro agli schiavi di oggi, soccorrendoli e confortandoli anzitutto con il vero cibo dell'annuncio del Vangelo e della grazia dei sacramenti. Come nunzio apostolico ringrazio il Santo Padre, al quale sono stato particolarmente vicino nel lavoro di questi anni, per avermi chiamato a rappresentarlo. Ora è il tempo di uscire nel mare della vita e portare le persone sulla barca della Chiesa, risvegliando in loro il senso della umana dignità ed elevandole alla pratica delle virtù evangeliche. Grazie ai miei superiori, attuali e passati, per gli anni di servizio alla Santa Sede e all'Arcivescovo di Bogotà di questi ultimi 27 anni, per la loro paternità, testimonianza e stima. La bienaventurada esclava del Señor y reina de los apóstoles, interceda por mí, para que cada día fortalezca la fe en Jesucristo y, siguiendo el ejemplo de mis queridos padres y hermanos, encuentre consuelo en la voz del Señor, que repite sin cansarse: No li timere, vocavi te nomine. No temas, te he llamado por tu nombre. Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, perché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio. Eminenza Reverendissima Signor Cardinal Pietro Parolin, Sua Beatitudine Cardinal Basilius Climis, Sua Eminenza Cardinal Rubens Salazar Gomez, Eminenze, Eccellenze, Reverendi sacerdoti e tutti voi, fratelli e sorelle qui presenti. La Santa Messa appena celebrata è il rendimento di grazie più perfetto che possiamo offrire al Padre. Permettetemi però di aggiungere qualche parola di gratitudine personale per dar voce ai sentimenti che mi accompagnano in questo momento così importante della mia vita. Il mio primo grazie, pieno di commozione e profondamente sentito, va a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, per il dono della vita e della vocazione alla vita religiosa e sacerdotale, che per mezzo dell'effusione di grazia appena ricevuta giunge alla sua pienezza. E grazie anche alla Santa Vergine Maria, che sperimento ogni giorno di più come madre premurosa e consolante. Grazie ancora alla Chiesa Siro-Malangrese che mi ha generato alla fede cattolica.
Ringrazio poi Papa Francesco per la fiducia che ha riposto nella mia persona. Ringrazio tutti i superiori della Segreteria di Stato e i nunzi presenti che, onorandomi con la loro presenza, hanno reso più gioiosa e solenne questa liturgia. Grazie anche a tutti i colleghi, confratelli e amici delle Segreterie di Stato e delle diverse nunziature apostoliche. Il mio grato ricordo poi quando ho incontrato nel cammino del mio ministero sacerdotale. Grazie ai confratelli vescovi qui presenti, specialmente quelli venuti dall'India, ai presbiteri, in particolare ai miei compagni di ordinazioni, ai diaconi, ai consacrati, alle consacrate, ai seminaristi, ai fedeli laici, alle autorità di ogni ordine e grado, e tutti gli uomini di buona volontà che si sono stretti intorno a me in questo momento così significativo per me. Ringrazio con affetto la mia famiglia di origine, mia mamma, mio padre, mio fratello e famiglia, quelli qui presenti e quelli che, non potendo essere presenti fisicamente, sono con noi attraverso la preghiera, nonché quelli che già sono in cielo. Ringrazio i miei amici di Cipro e degli altri paesi nei quali ho lavorato e vissuto durante questi anni. Un ringraziamento speciale per quelli venuti da Kazakhstan e Kyrgyzstan. Il Signore, che conosce i nostri cuori e sa di che cosa abbiamo bisogno, ricompensi con la sua grazia e con la sua benedizione. Vi chiedo infine di pregare per me e per la nuova missione. Dal canto mio vi assicuro il mio costante ricordo nella preghiera secondo le vostre intenzioni. E ora, amati fratelli e sorelle, mettiamoci a servire con zelo il Signore. Cerchiamo insieme il volto del Padre, testimoniando la gioia di appartenere al suo Figlio Gesù Cristo che ci ama e con lo Spirito Santo ci porta alla unità della Trinità. Dio ci benedica e la Madonna ci protegga. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che vi ha costituiti pastori e guide del suo popolo, vi benedica, vi custodisca nella vita presente e vi doni la beatitudine eterna. Amen. Cristo Signore, conceda al clero e al popolo, uniti nel suo amore, di godere del suo favore per lunghi anni sotto la vostra guida pastorale. Amen. Lo Spirito Santo li renda obbedienti al Divino Maestro, docili al vostro ministero, liberi da ogni avversità, colmi di ogni bene, e dopo una vita serena e tranquilla li accolga con voi nell'Assemblea dei Santi. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.